Salve ragazzi! Oggi parlerò di un noto problema che affligge gli utilizzatori della Fire TV Stick. Infatti, è una delle domande più frequenti che ricevo. Come superare il limite della dimensione di 4 GB per i file presenti nelle memorie collegate via USB? In questo mio precedente video ho spiegato come collegare e gestire memorie esterne USB alla Fire TV Stick e che queste memorie, grossi hard disk o piccole chiavette che siano, per essere riconosciute dal dispositivo di Amazon, devono essere necessariamente formattate in FAT32. Ma la formattazione in FAT32, è noto sin dalla notte dei tempi, non consente il trasferimento, la gestione e l'utilizzo di file superiori ai 4 GB. Come facciamo allora ad inserire in una memoria esterna USB e riprodurre dei contenuti video in alta qualità che superano la dimensione di 4 GB? Lo vediamo subito. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale and let's go! Per risolvere il problema, formatteremo la nostra memoria esterna in NTFS, modalità di file system che non ha limiti di dimensione dei file. E poi la faremo riconoscere al giocattolino di casa Amazon. Colleghiamo la chiavetta USB o l'hard disk al nostro PC Windows. Andiamo in questo PC, individuiamo l'unità USB che abbiamo collegato. Nel mio caso l'ho anche rinominata Fire Stick. Come vedete, se vado in proprietà, la chiavetta è formattata in FAT32. Clic con il destro del mouse e poi formatta. In File System selezioniamo NTFS. Se vogliamo possiamo assegnargli un nome e clic su avvia. Un messaggio ci avvisa che formattando la memoria perderemo tutti i dati in essa contenuti. Quindi, se abbiamo dei file importanti, non dimentichiamo di salvarli, magari in una cartella del PC. Ok? Sì? Formattazione completata. Chiudi. Verifichiamo. Tasto destro. Proprietà ed il file system risulta essere NTFS. Perfetto. Ok. Con questo tipo di formattazione potremo copiare liberamente i nostri file di grandi dimensioni senza più preoccuparci del limite dei 4 GB. Ci incollo dentro un video della dimensione di 6 GB. Mi servirà come test sulla Fire TV Stick. Adesso stacco la chiavetta dal PC. E con l'apposito cavo OTG, se non ne avete uno, metto in descrizione un link per acquistarlo su Amazon. E con l'apposito cavo OTG, dicevo, la collego alla mia Fire TV Stick. Passiamo alla nostra Fire TV Stick. Quello che dobbiamo fare è installare un'app di gestione file che riesca a riconoscere la formattazione NTFS. Innanzitutto voglio ricordarvi che per installare app sulle Fire TV Stick bisogna abilitare un paio di indispensabili impostazioni. Andiamo in Opzioni, la mia Fire TV, Opzioni sviluppatore, ed assicuriamoci che entrambe queste due opzioni, cioè Debug ADB e applicazioni da fonte sconosciute, siano abilitate, cioè settate su ON. Nel caso in cui la voce opzioni sviluppatore non fosse presente, guarda questo mio precedente video per abilitarla. Se non l'abbiamo ancora fatto, scarichiamo l'app Downloader, è un'app ufficiale presente nello store delle applicazioni di Amazon. Andiamo nel menu delle applicazioni,
Nel mio caso la trovo in elenco perché è già installata. Se non la vedete, andate in Libreria delle applicazioni. In Ricerca scriviamo Downloader. Dopo aver digitato le prime lettere, mi compare già qui in basso. Seleziono la parola chiave ed ecco che compare. Clic sopra per installarla. Apriamo l'app Downloader. E digitiamo nell'apposito spazio il numero 80012. Cerchiamo nella lista l'app ES File Explorer. Clic su Download. Andiamo in basso a destra su Installa. Applicazione installata. Non perdiamo tempo e apriamola direttamente. Consenti sull'informativa sulla privacy e siamo all'interno dell'applicazione. Se non l'ho ancora fatto, collego la mia memoria esterna USB tramite cavo OTG. Ed ecco che compare. Insieme ad un messaggio di errore che mi avvisa che sono supportati solo i dispositivi formattati in FAT32. Ma questo è quello che dice lui. Vado sul menu con le tre barrette orizzontali in alto a sinistra. Ed ecco che visualizzo la mia memoria USB NTFS. Clic su Apri. Se non voglio avere tutte le volte la rottura di queste finestre, posso selezionare Consenti sempre. Altrimenti, consenti una volta. Apri. Ed ecco la mia chiavetta USB che ho chiamato Fire Stick. Ovviamente, al suo interno troverò i file che ho inserito. Quindi, c'è quello da 6 GB che ho inserito come test. Basta cliccarci sopra, scegliere con quale dei lettori video che ho installato aprirlo. Ovviamente posso installare tutti i lettori che voglio, compreso il noto VLC, e visualizzare il video di dimensioni superiore ai 4 GB con la mia Fire TV Stick. Semplice, vero? In conclusione, superare la limitazione FAT32 della Fire TV Stick è possibile grazie all'utilizzo di una memoria formattata in NTFS e l'utilizzo dell'app ES File Explorer, che riconosce appunto questo tipo di file system. Questa soluzione è valida per tutti i modelli di Fire TV Stick. Grazie mille per aver visto il video. Spero ti sia stato utile. Se ti è piaciuto, metti un pollice in su e iscriviti al canale per altri suggerimenti e trucchi sulla Fire TV Stick e altri dispositivi di streaming. Un saluto, alla prossima!